Allora, la desolazione di Alice voglio che sia all'inizio di questo video. Lei è triste perché è posto di essere in campagna o a festeggiare, siamo a casa. A fare una challenge. A mangiare i panini, Alice, è la cosa più bella del mondo. Che cosa abbiamo? Io dico solo una cosa, che a quest'ora saremmo dovuti essere a Londra. È assurdo. Gli avremmo portato i video da Londra, invece ve li porteremo da Torino Beach. Allora, qui cosa abbiamo, Alice? Fammi vedere. Abbiamo del bacon. Allora, il bacon, gli hamburger, il cheddar. Cheddar. La salsa burger. Salsa burger. And the panin. And the panins. La gara consiste nel fare il panino più simile a quello del McDonald's. Esattamente quale panino? Sarebbe il Crispy Mac Bacon, signori. Eccolo lì signori. Guardate quanto è bello nella sua bontà del mondo. Ragazzi, sono carichissimo per questa challenge. Allora, per me la cosa più difficile non è cucinare il panino, ma è tagliare il pane A metà perfettamente. Perché non ce la faccio. Ogni volta lo taglio sempre tutto male, storto. Alice è furba, ha fatto iniziare me, così lei vede tutti i miei errori e lei non li ripeterà più. Allora, iniziamo con il bacon. Guardate come regola tutto. Ma io ne metto tre. Intendo. Io ne metto tre, ragazzi. Vai, ce ne vanno due, ma adesso lo giro. Ah, non dovevo girarlo adesso, mi sono solo bruciato inutilmente. Ma devi farlo prima a brustolire, cosa lo giri? Senti, amore, stai parlando con un professionista. Sì, perché tu dalla mattina alla sera fai panini del Mac, vero? Esatto, questa è la parte più buona, ma anche la più difficile da fare. Abbiamo solo due panini, quello mio e quello di Alice, quindi non posso sbagliare perché altrimenti sono fregato. Per ora, sembra perfetto per ora. Sembra. Ragazzi, non tagliate il pane come lo sto tagliando io, perché è proprio il modo peggiore. Attenzione, ragazzi, la prova del 9. Olè! Ah! Ah! Ma bruciai. Ma scusa, ma esistono le forchette? Che problemi hai? Perché devo non ho tempismo, amore. Allora, ho bisogno di un piattino per mettere poi il bacon una volta pronto. Sta ancora sfregolando. Madonna. Guardate la perfezione, ragazzi, guardate il colore, guardate. Adesso nel grasso del bacon mettiamo il l'hamburger. Madonna, che Oh, su mio consiglio, ovviamente, ha girato l'hamburger con il giusto utensile da cucina. Tanto poi tu te li troverai già tutti qua, belli. Un goccettino di sale, ragazzi. Pepe nero. Mamma mia, chi sono Masterchef? Mirko, scusami, puoi spiegare perché lo tieni così? Perché nella foto è tutto bruciacchiato anche dai bordi. E invece qui, guardate com'è venuto. È venuto bruciacchiato qua, mentre qui è crudo, quindi io sto cercando di bruciacchiarlo anche nei bordi. Se poi usi questa tecnica anche tu, ti uccido. L'ho inventata io. Corde, non la userò allora. Ragazzi, metto un altro bacon perché mi sono accorto dalla foto che ce n'è di più. Guardate Mirko come intento a cercare di capire come è fatto questo hamburger. Abbiamo appena sbagliato. Mi sono accorto che il Crispy McBacon ha due hamburger all'interno e quindi dobbiamo sopperire a questo errore, ma io so come fare. Basta che taglierò l'hamburger in due. Voglio vincere questa challenge. Aspetta. Siccome già ho perso la challenge precedente, non voglio perdere anche questa. Io mi batterò fino alla fine per vincerla. Ragazzi, devo tagliarlo in due e ce la farò. Ah, ma ho capito, Madonna, sei un genio. Perché cosa pensavi? Io ho capito proprio a metà. A metà tu pensavi così, non sì, ha senso. Infatti, dicevo, ma che cavolo fai? Guarda che tu hai sbagliato a comprare solo due hamburger anziché quattro. Tesoro, tu me l'hai detto per caso, no? Questo canale sta diventando un canale di cucina. Oh, mi potresti fare il macellaio, sei bravissimo. No, vabbè, Alice non hai idea di come l'ho fatto perfetto. No, ti sto vedendo. Sta inquadrando! E inquadra questo, inquadra. Sei stato bravissimo. Ma io sono sconvolto con me stesso, ragazzi. Talmente sono bravo. Adesso guardate cosa faccio. Ma ti sottovaluti un po', eh. Vedete la parte cruda, io adesso la faccio ancora. Hai capito? Abbiamo già capito chi vincerà questa challenge. Io. Iniziamo a prendere il pane e a farlo insaporire del grasso. Così, vedete? Ah, ma bruciai. E inizio a fare il panino. Iniziamo con la prima parte. Dopodiché, e qua devi mettere la salsina. Un pizzico di salsina, però non fa aiuto? Non ho bisogno dell'aiuto del nemico. Ce ne va poca. Così. Guardate che capolavoro. Adesso prendiamo questa, la metto di qua perché la foto la farò da questa parte. Poi ovviamente la spalmo al centro. Mi sa che ti copio io a tagliarla a metà, Adesso, ragazzi, qua è importantissimo. Beh, però sta avendo uno spettacolo, Cioè, secondo sembra una pubblicità per qualche fast food. Ora, la salsa che è lì. Ditelo, ragazzi, che vi è venuta fame. Cioè, se negate, non ci crederò mai. Il cheddar si sta subito sciogliendo. E l'altro deve essere così. Mirko intanto si è ostinato. Ragazzi,
Mirko, Madonna, che panino! È un genio! Allora, l'idea era quella di metterli a fianco per vedere qual era il migliore. Il problema è che si scioglie tutto il cheddar. Ma poi diventa una schifezza. E viene uno schifo. Quindi ho fatto la foto e poi metteremo le foto vicine. So, ora vi dico il gusto, poi lo facciamo dire anche ad Alice. No, si vede già dalla tua faccia che è buonissimo. L'assaggio ad Alice. Buonissimo, mio. Buono, vero? È spettacolare. L'unica cosa, come ho detto a Mirko, è che avrei tenuto un po' meno il bacon, perché è troppo troppo duro, croccante. Ragazzi, cosa c'è di meglio di un hamburger? È una coca bella fresca che completa il menù. Mancano le patatine fritte, ma vabbè. Vi do un consiglio, non guardate questo video prima di mangiare. Bene ragazzi, siccome io ho avuto un maestro prima di me, io sicuramente farò meglio di lui. Quindi guarda come si vanta, guarda. No, io sono sicura. Perché, ah ecco, è una cosa che mi ha aiutato di Mirko, è il fatto che Mirko, dopo aver cotto l'hamburger, l'abbia diviso perfettamente a metà. E io ti copierò, ma, carissimo. Ma guarda che sei una lurida, prima mi prendeva in giro. No, perché poi ho detto, cavolo, ma se io lo faccio diverso viene sbagliato. Ragazzi, scrivete nei commenti, cioè, con queste cose qua vanno calcolate le penalità, eh. No, non è una penalità, scusa, allora. E mi copi. Tu mi hai detto che volevi iniziare per primo, caro. Mi sono fregato da solo, potevo iniziare. Se avessi iniziato per secondo avrei probabilmente vinto la challenge. Hai voluto iniziare per primo? Ti prendi le conseguenze di chi ti vede. Perché la quarta è non stata... ti sto copiando su questo, vedi? Ora taglierò il pane. Musica epica, mi devo ricordare nel montaggio. Ma guarda che brava. Aspetta, ma sei molto più brava di me, maledizione. Lo so. Questo pezzo lo taglierò dove ti faccio i complimenti. No, perché no, la gente non deve vedere che sei brava, sennò fa vincere te. No, questo pezzo lo tengo invece, cosa credi? Mirko, peccato che io prima ti abbia aiutato, perché ti ho detto che sull'hamburger dovevi mettere sale e pepe, cosa che ti eri dimenticato di fare. Guarda che spettacolo il my bacon. Scrivete nei commenti Alice Copiona. Peccato che sei sempre tu che barri nelle challenge. Io ti ho detto, io sono stata pure sincera, perché ho detto copierò una cosa da Mirko, cioè tagliare l'hamburger a metà. Non vedo l'ora che mi ricresca la barba, perché io non vedo. Da quando mi sono tagliato la barba. Oddio ragazzi, mi ha appena dato un'idea. Ha detto non vedo l'ora che mi cresca la barba. Nella prossima penitenza che farà Mirko, no, la ritaglierà, no, tutto, no, sì, ho, no, deciso io, da, sì, no. Lo tiro fuori, come potete vedere è ancora morbidoso. Non è bacon, perché il bacon è proprio buono quando è croccante. Quindi una penalità. No, non è la penalità. Cosa decidi tu? Le penalità? Fammi capire. No, non è la penalità, è perfetto così. Sale, pepe. Metto la parte del panino. Come spalmi male, un punto in meno. Ok, intanto lo lasciamo rosolare lì e tra poco gireremo. Allora, il termine corretto non è rosolare, un punto in meno. Ragazzi, vado a prendere ad Alice questo, quindi un punto in più per me perché sono gentile. E no, caro, io userò questo, quindi nessun punto in più. Ma è più bello quello, graficamente. Sì, grazie, allora me lo lavi. Come faccio a registrare se devo lavartelo? Cioè... un punto in meno per Alice per provocazioni all'avversario. Ma sei proprio una faccia tosta. Mi stai provocando. Io userò questo. Ah, tra l'altro devo fare già questa cosa che abbiamo detto prima, mi stavo dimenticando. Allora, speravo che si dimenticasse. Spero che sbagli, mamma mia. Dai, stai zitto, mi fai sbagliare veramente. Sbaglia. Guarda che brava, incredibile. Io più le porto sfiga e più le cose le fa bene. Allora, mi sto deconcentrando, per favore stai zitto. Nonostante mi hai depistato, caro. Mi sa che si è spento. Ma guarda te che si è spento. Un punto in meno, raga, ha spento il gas da sola senza farlo apposta. Non l'ho fatto io. Mamma mia, quante penalità. Questa è un'altra penalità. Guardate come la spalmo io. Con lo spalmino. Non serve lo spalmino, tanto quando poi schiacci si spalma da sola. E peccato che io lo spalmo molto meglio. A parte che non c'è sotto. A parte che non c'è sotto la salsina. Ah, hai perso. Certo, lo dice lei. Ma lo deve decidere, guarda, il pubblico. Guardate che bello. Guardate che meraviglia. Ah, vedi, si è bruciata, un punto in meno. Bene, guardate che riprese che faccio io. Faccio sembrare tutto molto più buono. Mirko mi stai facendo innervosire, basta. Almeno. Ok. Copiona, perché anch'io ne ho messi due. Guarda che storto! Guarda che storto, questa è una penalità incredibile! Ha rotto il cheddar! Ma che c'entra? Tu l'hai fatto visivamente tu. Alice, che c'è? Dopo che lo fai ti dico una cosa. Dimmi. Prima te la lascio mettere. Perfetto, hai sbagliato una cosa incredibile. Ah, forse prima l'assassino. No. La cosa è. Sai qual è la cosa? Che non si vede l'hamburger. No, che la punta del cheddar deve essere. Diversa, deve essere tipo sì. La punta qua, poi la punta qua, poi la punta vero, là. C'è ragione. E tu l'hai messa tutte e due nello stesso punto. Questa qua esteticamente ti farà veramente perdere molti punti. Ma smettila. Guarda come spalma. È la bontà che farà vincere o perdere, Mirko. Vabbè, la bontà loro non possono vederla, devono No, basare. Però io ho detto una penalità che secondo me avevi tu. E tu hai dato ragione a quello che dicevo io.
levati, che devo fare? Scusami, levati, guardate devo... bene qua. Ah. Sì, certo, schiaccialo ancora di più già che ci sei. Comunque, tu quello l'hai fatto. Ma il mio è molto più bello. Allora, Alice che è più intelligente di me. Voglio tagliarlo a metà e poi aprirvelo. Questa era la cosa migliore, io non so perché non ci sono arrivato. Vabbè. Sbavo solo a vedere, vi giuro. Bisogna essere onesti, è più bello il mio. Sta... Al contrario, lo mangio lei. Buono? Per me è spettacolare. Vabbè, gli ingredienti sono gli stessi. Io ho fatto croccare meno il bacon. Buonissimo. Più buono viene il tuo, secondo me. Assaggiamo questo di Alice. L'odore promette bene. Spettacolare. È vero che è più buono del tuo, dai, ammettilo. No. Come no? No, manca quella nota croccante. Tutto molle, impastoso. Se tu stai mangiando solo cose molli e senti quel crunch del bacon, è spettacolare. Cioè, è un ottimo panino. A me piace più il mio. A me piace più il mio. Il vincitore, chi è? Dovete decidere voi nei commenti scrivendo il nome. O Alice o Mirko. Quindi sarete voi i veri giudici di questa challenge. Chi perderà dovrà ovviamente scontare una penitenza. Io, ragazzi, vi chiedo per favore di essere clementi nel caso io perda. Sì, dovete essere un po' più... No, ne ho fatte troppe, basta. Vai, ti concedo ancora 10 secondi. E poi, ragazzi, vi voglio ricordare che ho aperto un nuovo canale che si chiama proprio Alice De Rosa. Vi lascio il link qua sopra, qua nella scheda, o dall'altra sotto in descrizione. No, è di là. Ah, già, è vero, vi lascio il link qua nella scheda o qua sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi. Quello è un canale dove Alice metterà le sue stronzate, tipo, da donna. Cosa c'è nella mia borsettina? Poi faccio l'home tour che faccio vedere cosa c'è nella... Sì, più o meno sarà così. Andate nel canale di Alice e mettete tutti i dislike. E dite, mi manda Mirko. E mettete dislike. No. Sì, fatelo. Ok, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore. Yeah.